Insegno a Crotone, sono di Castelsimano. Io voglio fare una semplice domanda e la faccio, magari può rispondere anche qualcuno di voi a questa domanda. La domanda è questa: io sento che in questa piazza c'è già la risposta, però la voglio fare ad un cittadino. È possibile, dico è possibile, dare il nostro consenso ancora a questa gente dopo 40 anni di presa per i fondelli? Questa è la domanda. C'è qualche cittadino che vuole rispondere a questa domanda? Io non sicuro. Mai al mondo più. Ma tagliate le mani. Io vorrei lanciare anche una provocazione. Facciamo un'altra cosa. Se c'è un cittadino che mi riesce a dimostrare un solo, possiamo fare un elenco di parametri, di valori, tutti negativi, per un'ora possiamo parlare qua. Allora facciamo il contrario. Se c'è un solo parametro, un solo indicatore positivo per questa terra, uno, magari facciamo una raccolta fondi e diamo 1000 euro a questa persona, perché io non riesco a individuare neanche uno. Ci stanno tartassando da tutti i punti di vista, come diceva il nostro candidato presidente. Cioè siamo arrivati all'inverosimile, non hanno più, hanno perso la vergogna, questa è la cosa. Hanno perso la loro, come dire, prima salvavano la faccia, fino a qualche anno fa salvavano la faccia, no? Facevano finta, adesso non salvano più la faccia, cioè offendono la dignità dei cittadini, l'intelligenza dei cittadini. Non è più possibile, dobbiamo scendere in campo, tutti scendere in campo è una parola che non mi piace, però dobbiamo scendere, io direi in trincea a questo punto, in trincea, perché bisogna combattere una guerra. Adesso stanno facendo, hanno in mano l'informazione, hanno in mano, manipolano l'informazione, fanno capire che vince sempre la stessa forza politica che da 40 anni insieme al centrodestra stanno sgovernando questa terra. E sempre le stesse menzogne da 40 anni. Adesso non abbiamo più niente, non abbiamo più niente. Ma si sente? Sì, sì. Otello? Non c'è l'agricoltura, non c'è il turismo, non c'è l'agricoltura. Lo devi staccare. Lo devo tenere vicino. Non c'è turismo, non c'è agricoltura, non ci sono infrastrutture, non c'è lavoro, non c'è lavoro per i giovani, cosa più importante. E adesso però siamo in emergenza, questo è il punto. In emergenza, come si risolve l'emergenza con tutti i nostri giovani, anche i meno giovani, senza lavoro? Come si risolve? Ecco, la proposta del Movimento 5 Stelle. La proposta del Movimento 5 Stelle, su, come diceva il Presidente, è il reddito di cittadinanza, è una misura necessaria, ma lasciamo stare sto microfono, è una misura necessaria, perché altrimenti noi non possiamo più risolvere l'immediato, cioè la gente, mi diceva prima qualcuno che ha parlato poco fa, la gente sta dentro le case perché è depressa, è demotivata, perché non vede prospettiva. Quando l'uomo gli viene tolta la prospettiva di poter cambiare le cose, quello è un uomo che comincia a finire. Noi non dobbiamo consentire queste cose. Io qua possiamo parlare all'infinito, però la sostanza è i cittadini dobbiamo reagire. Se ci mettono la depurazione, dobbiamo pagare la depurazione. Quando la depurazione non c'è, noi non la dobbiamo pagare, dobbiamo fare istanze legali per questo. E questo si può fare soltanto quando sono i cittadini a capire che bisogna essere protagonisti. Vi ringrazio.